Alors, je pense que nous sommes prêts. Siamo pronti a cominciare lo spettacolo. Non facci da muire perché qua ci sto io che metto le cose a posto. Signor, a disposizione, qualsiasi cosa. Grazie. Buonasera. Eccoci qua. Sì, vedo che c'è gente che ancora entra e mancano alcune autorità fondamentali, però come si dice, l'orario si è fatto e bisogna cominciare. Ecco. Prima di tutto vi presento i miei amici e collaboratori. Il ragionier Guido Zaccagnini al pianoforte. Coadiuvato dal notaio Paola Ghigo. E l'unico vero professionista tra noi, il tenore Bob Caporali. Nella giosta del piacere. Sì, lui è anche figlio d'arte, perché possiede una giostra a Roma, all'Eur. È l'unica giostra a voce umana, perché non c'è neanche un disco. Faccia vedere. Giosta del piacere, io volo al cinema. Okay. Adesso un attimo solo devo ringraziare queste persone che, poverelle, sono le più sacrificate. Buonasera, grazie di essere venuto, veramente, è stato proprio carino. Cinzitta, come sta? Sei ingrassata tanto con la Nutella, è vero? Sei gonfiata tutta. Beh, insomma, però non è niente, perché i bambini sfigano all'improvviso. Lei neanche si accorgerà, avrà una ragazza vicino. Buonasera, anche lei ha voluto disturbarsi, che carina. Ma è vero che hanno licenziato Claudio? E non me l'ha fatto sapere. Ma io dico, uno di amici che ce l'ha a fare nella vita, non faccia così, mi telefoni la prossima volta. Buonasera, grazie. Niente, però ci vuole bene lo stesso. Buonasera, mi sporta l'emozione. Però qui non mangiamo nessuno. Noi dobbiamo sudare. Beh, volevo sapere notizie di Silvana. Come, non la conosce? C'è ancora quel delinquente, sicuro. Secondo me è caduta in depressione. Sta in terapia, va dall'analista. Guardi, non le servirà a niente purtroppo. Buonasera, grazie. Ecco, scusate, il giro era doveroso. Adesso voi vi chiederete, perché l'opera? Perché Carmen? Ma è semplice, perché noi volevamo dare la risposta italiana alla Carmen di Peter Brook, capito? Beh, adesso è anche un po' colpa mia, perché le dirò una cosa. Guardi, le dopo non le do più confidenza, perché, come si dice, ecco, le dirò una cosa. Io a 2 anni ero una bambina tanto sensibile e purtroppo c'era ancora la guerra, sono nata tanto tempo fa. E mamma cantava sempre alla finestra aspettando papà, poverella. Io che ero una bambina che apprendeva subito, diventai immediatamente la cocca delle zie nei salotti. Poi la caramella canta, ah! Poi il cioccolatino canta, ah! E giù brufoli, acetone, poverella. Mi manchi un titimuma. Guarda, più vicino non ce la faccio. E io crescevo, e cresceva la passione. Mica come le altre bambine che giocavano a palle a corda, no. Io lì, con l'orecchio attaccato al giradischi, dice a fare che? Ma come, ampliare il repertorio? Tutte le balli in Callas. Se non che successe? Che i miei genitori cominciarono a scocciarsi. E allora in salotto mi zittivano sempre, come facevo, zitta tu. Allora dovevo cercare un altro pubblico. E dove? Si capisce, nelle cucine. Perché la servitù non si poteva ribellare a quei tempi, diciamo. Così io raccontavo le opere dal principio alla fine, senza tregua,
non le vedevo piangere quelle povere ragazze. Lo sai che facevo tutto? Il soprano, il tenore, il baritono, a volte pure il basso, se proprio serviva, per dire. Qualcuno me lo spostano! Perché? Perché la servitù venne limitata, licenziata. Allora mi limitavo alle schiume del bagno, capito? Io tutta sola lì cantavo per conto mio. Di notti dal flicht. Insomma, spaziavo anche nel repertorio contemporaneo. Finché una sera con gli amici ci venne in mente questa cosa. Ma perché non facciamo un'opera? Un'opera genuina, fatta in casa. E così è successo. Perciò vi abbiamo chiamato qui. Come per offrirvi la torta della nonna, capito? Niente di più. Ecco, però adesso mi devo andare a cambiare perché si capisce, lo spettacolo comincia. Ismail, annuncio! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quanti. Qua nessuno mi ha presentato e mi presento io. Sono Giulio Farnese, l'autista della signora Marchini. No, non è che sono io in ira perché sono figlio della guerra. Non è questo. È che la signora Marchini ha licenziato Ismail, il cameriere negro, perché dice che se faceva tutta la roba in due frigorifero e del piatto piatto. Allora ha detto che lei non si trova senza un cameriere in casa negro, perché ogni casa deve avere un cameriere negro. Ma io non lo capisco. La verità, perché mi pare proprio un discorso razzista nei confronti dei camerieri italiani, a dire proprio la verità. E per questo mi sono lasciato una parte bianca. Perché la gente deve capire chi sono, e sennò come si fa questa roba a mangi? L'annuncio! Umbertin Matieu. Allora, presentazione. Brechtianamente, età, signore. Carmelo, buon divertimento. La piazza di Siviglia dove si è svolta la mia storia d'amore e di passione. Faccio la sirenaia là sopra dove c'è la fabbrica e qua c'è la caserma dei dragoni. Che è come dire i carabinieri da noi, per esempio. Quando loro non marciano in drappello che fanno? Giocano a carte, bevono, chiacchierano. Sulla piazza ci sono anche tanti bambini che corrono cantando. Carini! Una poltrona sotto la schiavitù di una grande signora, perché io sono un tenore vero, un tenore di marca. Oh, canto lo sferisterio. A questo punto dell'opera entra in scena Michela, un'amica di famiglia, una ragazza tutta sapone e acqua. L'accademia. Scusate, io cerco un brigadier. Son qua. No, non siete voi quello che cerco io. Il mio si appella Don José. Noto a voi, non è? Don José? Noto a chi non è? È brigadiere? Ma in altra compagnia. Compagnia! È stupida! Ritornerò quando il cambio alla sua volta poi darà la nuova scolta. Sulla grande piazza di Siviglia escono tutte le sigarane e se fumano
esse ballano, esse danzano, esse cantano, a volte anche mangiano, esse urlano. For foreigner, I English. Well, you have to see. At 12 o'clock, you can see all over the Buena that the... E Carmen, come al solito, a quest'ora canta la bambina. Aires, in Argentina, sì, i pagliacci! Coraggio! Gentile padre, figlio, quel sale di scaldi,
Nino. Starei più tranquilla, Nino. Se ti vedessi in mano a una brava ragazza, Nino. Questa è la verità. Vedi i tuoi fiori, strega gitana. Non è la signora che si sta arrabbiando per il suo servizio di Murano, ma è l'opera che continua. Carmen ha spregiato Manuelita. Cosa va a campare così? Mannaggia! Si capisce, io sono una zingara, c'ho sangue caliente. Manuelita mi ha provocato e l'ho spregiata. Però se mi dovete arrestare, arrestatemi! Balla di là. Buon divertimento. Datemi una
avanti, signor Prezzo. Lilla Spastia non era un'amichetta mia, era un contrabbandiere. E allora mi prestava a partire. Dico no, dice. Sì. Dico no. Sì. Dico no, dice. Perché? Perché sono innamorata. Guarda, mettila come ti pare, io di qua non mi muovo. Che stavo cercando? A quel punto risuonò una voce che mi arrivò diritto al cuore. Alba, viva, proverà. Mesi sto in prigione, ma se ci va per te vorrei restarvi ancora. Di fronte a una cosa così, una zingara che fa per riconoscenza, ballo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. La ritirata a me, che stavo ballando per lui. Oddio, un'offesa così non la potevo sopportare. Sai che ti dico? Va via. E a quel punto fece una cosa che avrebbe spaccato un cuore di pietra. Tirò fuori il fiore che gli avevo buttato 2 giorni prima. Oddio. Il fiore che avevi a me tu nella prigione io l'ho serbato, anche appassito il picciol fior, il suo profumo aveva ancor. Si giri, signora. L'amore si dimostra coi fatti, non con le parole. No. Vieni con me sulla montagna. No, nulla, però... Ormai era perduto, poverino.
Ormai era fuori legge, poteva fare solo il contrabbandiere con me, ma anche perché la cosa più inebriante è... Fiato, respiro. La libertà! Brava, brava. A questo punto c'è la scena dei contrabbandieri in montagna. Io lavoro a Avellino e passo spesso per Napoli, dove c'è un certo commercio esentasse. Thank you.
ho tanta paura, un rampo! Oh, Signore, dimmi pietà, Sarebbe un momento. E più. Se il maestro Toscanini qua si degna, la gente sta aspettando, capite? No, aspetta, aspetta. Ma per messo. Dobbiamo preparare la scena a due. Non è venuta tanto bene, per la verità. Però mo ve la faccio vedere. Fate vedere. Escamillo. Soldo e dita più giù, e vivo non sare più. Don José. Chi es tu? Abla, abla. Escamillo. Escamillo, torador de Granada. Don José. E che tu cerchi qui, che chiaro sei? Escamillo. Carme. Don José. Carme. Ehi, ah! Ehi. Hey. Stiamo cercando la rissa, no? Signora, toglietemi il coltello, se non ammazzo. No. Torno Escamillo e dico, grazie signora, le devo la vita. De nada, querido, non ricordo. Toreador, attento. A sfumare. No, 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 lui non era proprio adatto, non c'era niente da fare. Non sapeva andare a cavallo, non sapeva accendere il fuoco, mica scava nei burroni, poteva fare il contrabbandiere, no, proprio non era cosa. Doveva andarsene via, Don José! Eccomi. Don José! Eccomi! Torno nei panni di Don José. No, non partirò! Guarda, sai che ti dico, te ne devi andare via, capito? No, non partirò! Beh, io adesso dovrei ridiventare Micaela, però non c'è il tempo, perciò. Don José! Micaela! Don José! Ma da dove vieni? È dal paese! Come? È a piedi! Ma sono 30 chilometri! E non ci hai visto tanto! Senti, Don José, sono venuta a portarti via! No! La tua mamma è morente! Corri, Don José! Mamma! Oh, Roberto, un bicchiere per me! Ma rifresco con la roba! Ti pare il momento! E che ne faccio? Ma che cosa ti ho fatto? La madrina, ti saluto! E no, non farà fascia!
passavano i toreros, e passavano i picadoreros, e passavano i trocaderos, e passavano i bandiglieros. Insomma, con tutti questi eros un'eccitazione. Thank you.
La signora ringrazia per la gentile richiesta di bis. Obbligatori. Signora ringrazia commossa per la seconda richiesta di bis. Obbligatorio. Obbligatorio.
sciacqua. Compadore, tornato a servizio militare in trovo, Maralola maretato a compagno. Non si rassegnava, ne nacque una gesca oscura e boccare, di cui venne a conoscenza soltanto con Masanna, fidanzata di Tori, detta Santuzza. Santuzza cedesse, Turetto rimane e rimane ancora, e tu fatti tu volle sentire, e lei cedesse a te la vola Pasqua. Non se fu, detta parlavo con compagno, compagno, spadavo, compadore, a regolare, quello arrosticato. Non so la resa perché un po' di stanchezza onestamente c'è. Sentite là, non sentite? Oh piccinini, mi spiace. Però non so quanto ne abbiate voglia voi. Sì. Poi dice gli attori si divertono, beati loro. Allora, la Traviata è una storia così concepita. Spero che tutti conoscano la storia, più o meno. Guardi,
guardi, lei era una ragazza cagionevole. Però questo lo scopriamo dopo nella storia, no? Allora lei, come tutte le ragazze così, forse anche orfanella, non è sicuro, è andata a Parigi. Dice, sai che ti dico, cerco un lavoro, ma come si fa a quei tempi? Mica come adesso che una per dire c'ha il diploma, è ragioniera, no? E cerca un po'. Niente, lei è andata così com'era, è caduta subito nel vortice del vizio. Avete capito? Laggiù il vizio. Allora, subito al primo atto siamo in una festa, perché si capisce le donne, come si dice, di piacere. Sfacciano queste grandi feste nei salotti, tutte luci, pizzettrine. Avete capito? Pizzettrine. Allora lei, così, e subito cantano, limpiamo, limpiamo, che chi è che non l'ha sentita una comunione, un matrimonio? E lei era lì, il più bello della festa, lei, un colpo di tosse, poverella, e subito lì capiamo che qualcosa succederà. Allora lei si ritira in un angolo, così, subito arriva lui, perché mica c'è tanto tempo, subito devono succedere le cose nell'opera. Arriva lui, si capisce subito, è lui. Capito, il fidanzato diventa. Allora lui subito, Alfredo, un bravo ragazzo, guardi, veniva dalla campagna, no? Così, che c'entra una persona per bene, una educazione raffinata, pure lui c'aveva il pizzo qui, mica una cosa. E lui veniva dalla Provenza, fa conto la Puglia da noi. Allora la vede così sofferente, tutta pallida, no? Dice, voi avete bisogno di qualcuno che vi ami. Ah! Fa lei, perché dice, sa, una donna di mondo, può mai credere all'amore? Invece, guardi, lui la convince in un lampo. Dice, è un anno che le voglio bene. Sì, figurati, fa lei, che non ce la crede. Allora però, un po' incuriosita, dice, tornate a trovarmi. E lui fa, quando? Lei, sa, gli dà la camelia, che era il fiore preferito, l'ha detto anche Zeffirelli nel... Quando torno, lei fa, quando sarà appassito? Domani, fa lui, dice sì, domani. E già erano innamorati subito al primo atto così. Al secondo atto, come una dissolvenza al cinema, perché mica ci possono raccontare tutto, nell'intervallo ne approfitta e legge il programma, capito? Allora, dice, intanto sono andati in campagna, lei c'aveva una casa, oddio, qualche bene di proprietà, poverella, qualcosa aveva messo da parte. Era andato in campagna e erano felici e contenti, è proprio vero, la felicità non esiste. Sul bello, chi t'arriva? Il padre di lui. Poi tutte le coincidenze, lui è uscito un momento, lei resta sola, sa che arriva il padre. Non è che dice incontra lui, lo ferma, no, la trova sola. E dice, signora, in me vedete il padre di Alfredo. Lei dice, piacere per me. Piacere, così. Lui dice, che bei modi. Dice, scusi, ma che si crede per me? Dice, peccato che il passato va accusa. Vabbè, adesso, diciamo, adesso non ci si farebbe caso, no? Perché le signore coi salotti, anzi, per dire. Lasciare in pace mio figlio, ma come fosse una creatura, Dio. E lei dice, guardi, io proprio giusto appunto oggi andavo dal notaio per dargli tutti i miei beni. Il padre resta gelato, dice, ma allora questa lo ama, poveraccia, ci pensa che sono venuta a far qui, insomma. Allora dice, sentite, pura siccome un angelo e Dio mi dè una figlia, anche offensivo, diciamo, no? Vabbè, e lei fa finta di niente. Dice, beh, allora, dice, siccome si dovrebbe sposare, perché sa, lì era importante a casa le figlie, se no, come si dice, richiama, e allora dice, si deve accasare, però quel bravo giovine non la vuole più sposare perché suo fratello sta facendo il libertino con voi a Parigi. Oddio, che cosa offensiva! E lei, poverella, intuisce subito, sa, le donne, gli poi di tutto, ma come intuiscono, allora lei subito fa, volete che mi allontani per un po'? Lui dice, per un po'. No, fa lei, non mi chiedete di più, perché io sono anche cagionevole di salute. Niente, quel vecchio cattivo dice no per sempre. Poverello,
Allora dice, come faremo? Lui dice, ditegli che non l'amate. Dice, non crederà. Dice, vabbè, insomma, una scusa la troviamo. Lei dice, va bene, ci penso io, andrò alla festa di Flora, che era un'amica sua, anche lei che sta meglio. Vabbè, allora... però fermo, sacco i vecchi tutti d'un pezzo, e lei si mette alla scrivania e scrive, credo che scarabocchino, perché che volete che scriva un soprano che sta a pensare devo far l'aria, così per dire, però fanno finta. Mentre lei che scrive, arriva Alfredo, dice, che c'è, ti vedo turbata. No, a lei, per niente. Sì, ma chi sta scrivendo? Ah, te. Io lì comincio a piangere, di solito comincio a fare su e giù dal corridoio, e i vicini fanno shh, ma insomma è più forte di me. Allora lei, tutta così piangente, gli dice, Alfredo, amami Alfredo, guardi, un grido d'amore che neanche una rondine a primavera, una cosa straziante così. Allora l'abbraccia forte e va via lei. E lui dice, quanto mi ama, poverello, che ne poteva sapere della nuvola nera che si addensava sul suo futuro. Allora, in quel mentre ritorna il padre, si capisce, tutto combinato, no? Se no l'opera poi si fermerebbe, dice, beh, no? Dice, arriva il padre subito. Dice, di Provenza al mare il suol, chi dal cuor ti cancellò? Chi dal cuor ti cancellò di Provenza al mare il suol? Due volte glielo dice. E lui dice, lui, voglio andare alla festa di Flora, insomma, atto. Terzo atto, la festa di Flora, guardi come si sapevano divertire a quei tempi, davvero, tutti i candelieri, tutte cose, sempre pizzettrine, di solito lei è vestita di nero, ma tutto. Allora arrivano così e ci sono le zingarelle, carine, che fanno un balletto inutile come in tutte le opere, no? Non so perché, ma insomma... Così, che poverella, proprio due cosette per fare. E così, si sa, è la parte più trascurata. Comunque le zingarelle leggono la mano, fa tutta questa grande festa, e già pettegoli, pure a quei tempi, subito la gente mormora. Dice, sapete che Alfredo e Violetta si sono lasciati? Ma va, l'ho visto insieme ieri, beh, stasera, ieri sera. Tanto è vero che arriva lui da solo. E dopo un po' lei, col barone, perché come si dice, un punto d'appoggio nella vita, come la donna. Lei elegante, tutta nera, oddio. Lui fa tutto lo smargiasso dal dispiacere, povero ragazzo. Poi quell'età si soffre. Allora lui si mette al tavolo da gioco. Come si dice, fortunato in amor, non giochi a carte. Lui con quella iella nera vinceva tutto. Tutti l'ha vinto. Tanto che il barone, tutto pure lui smargiasso, lo sfida al gioco e perde pure il barone. Allora lei si avvicina un attimo, tutta agitata, dice, guarda, non lo provocare, lascia perdere. Lui dice, ma tu lo ami? E lei, straziata fino in fondo, fa, sì, lo amo. Che tutti noi capiamo che non è vero. Invece Alfredo ci crede. Allora dice, ah sì, è così, bene, allora chiama tutti. Questa donna conoscete? Sì, Violetta. Facessero, sapete, no. E lui mette in piazza tutti i fatti loro. Dio, povera donna, lei si accascia sempre su una poltrona che è proprio lì, che di vicino, no? Tutti quei volà, tutti così. E lei è accasciata. E lui dice, a testimon vi chiamo che qui pagato io l'ho. Fum, gli butta i soldi in faccia, guarda. Che neanche proprio la peggiore delle donne. In quel momento entra il padre di lui, sempre preciso, quel vecchio. E dice... Io non riconosco mio figlio, ma dove siamo? Giustamente, perché l'educazione di campagna è sempre educazione. E se lo porta via tutto pentito. Lei sta lì accasciato, dice Alfredo di questo cuore, per dire. E finisce il terzo atto. Guardi quando la iella ci si mette. All'ultimo atto, si piange al principio e alla fine. Comincia tutta una penombra. Di solito Zeffirelli mette il letto qua, secondo. Lei sta così. Accasciata, con una vestaglia tutti veli e tanti capelli, così, con un filo di voce dice, Annina, comandate, sempre la cameriera, che è sempre lì, che
poverella, guardi, a volte nella disgrazia che ti trovi vicino le persone umili. Guardi, quella fedele fino all'ultimo, anche senza stipendio, per dire, perché di oggi non fa. Comunque, allora si trova Nina, dice a Nina, guarda, prendi dei soldi lì nello stipo. Dice, ma ce ne sono pochi. Ah, non importa, quel po' mi sarà abbastanza, poverella, se lo sentiva che se ne andava via. Tira fuori una cosa tutta ciancicata. C'era la lettera di quel vecchio, finalmente pentito, che dice, guardate, c'era stato un duello tra il barone e Alfredo, perché, insomma, vabbè, si capisce, il barone era stato ferito, però migliorava, insomma, racconta tutto, dice, noi saremo prestissimo da voi, e lei dice, sordi, ma perché, poverella, si sentiva, capito, il rantolo ormai così, e dice, le rose del volto già sono pallenti. Bei sogni ridenti, povera donna. E allora in quel momento arriva Nina, la cameriera, dice, signora, preparatevi una grande gioia. Chi è che non l'ha capito? Arrivava Alfredo! Allora lì proprio c'è un urlo di gioia, capito? O mi avevo letto gioia, lei dice, o mi ha preso, no, in qualche modo. E si abbracciano forte, stanno così, sempre così di lato, perché i cantanti, un po' la parrucca, un po' il trucco. Si abbraccia forte forte, poi lui la mette seduta su un divanetto a due, così, e dice, pari giocare, lo lasceremo, la vedo uniti, trascorrete questo. Mentre canta tutti contenti, lei c'ha quell'attimo di recupero, capito, che proprio prima di morire, poveretta. Allora si tira su, dice, voglio uscire, così, ma non ce la fa e si riaccascia un'altra volta. Io lì comincio che non mi posso fermare, non ce la faccio. Allora lei così, tutta accasciata, prende la mano d'Alfredo. Allora c'è il padre appoggiato a una console che piange e si capisce da Annina accasciata da un'altra parte, il dottore, povero uomo, mortificato sì, perché appare alla fine e allora gli ci dà lei con la mano, allora con la mano stretta lei gli dice, guarda, questo è il cammeo che mi ritrae, perché mica c'era la futura. Dice, questo, e gli chiude la mano come una conchiglia, dice, tu questo lo darai alla donna che sposerà, lui fa no, perché che doveva dire quel momento.